Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, vi rifaccio questo video perché mi sono state fatte alcune domande e forse non mi sono spiegata bene io negli altri video. Questa è la mia pasta madre che conservo in frigo. È poca perché l'avevo rinfrescata 2 giorni fa, quindi stava ancora crescendo. L'ho tirata fuori e tenuta a temperatura ambiente, rinfrescata sempre, non quando è gelata, quando è fredda, quindi teniamola un po' a temperatura ambiente. Ho preparato, avete visto, la ciotola, tutto l'occorrente e la bilancia, importante. Adesso con la mano faccio una leggera torsione e tiro fuori tutta la mia pasta madre, perché non è molta. E siccome voglio, vedete, l'inizio non lo tolgo, metto tutto perché proprio perché è stata rinfrescata da poco, altrimenti avrei preso soltanto il cuore. Il barattolo lo pulisco così, in questo modo. Non serve lavarlo sempre con l'acqua calda, basta pulirlo perché i batteri che rimangono nel barattolo sono i microrganismi, sono importanti. Ok, allora, peso, io da questo, cioè ne rinfresco tanta perché devo togliere poi la parte che mi servirà per panificare. Quindi io rinfresco tutta la pasta madre e poi tolgo il pezzo per panificare. Questo discorso è rivolto specialmente a Giada e tante come lei che magari non hanno capito il meccanismo. Quindi qui abbiamo 150, naturalmente ho tolto la tara, 155 grammi di pasta madre da rinfrescare. Ok, fino a qui ci siamo. Adesso devo mettere il 50% di acqua. Io mi tengo sempre un po' sotto, quindi ne metterò 71 invece di 75, perché avevo 155, 150 pressappoco, quindi devo mettere il 50%, la metà in acqua. Ok. Spezzetto la pasta madre, di solito io faccio senza guanti, qui ho messo i guanti perché ho fatto le unghie da poco, quindi per rispetto verso di voi ho messo i guanti, guanti non di silicone ma di vinile. Ok, ho fatto a pezzettini la pasta madre, la sciolgo, non serve scioglierla proprio tutta, è un pochino così con le mani, vedete? Ecco, così può abbassare. Naturalmente, quelle esperte, questi passaggi, questo video sarà inutile, ma come vi ho detto, l'ho fatto per le meno esperte che mi rivolgono spesso delle domande. Tolgo la tara, ecco qua, ritorno a zero e ci aggiungo la farina, quindi lo stesso peso della pasta madre in farina, 150 grammi. Io uso farina zero perché questa pasta l'ho creata con la farina zero di un molino locale, però voi fate come credete, eh. Si può usare anche la 00, la 1, anche la 2 volendo. L'importante è usare sempre la stessa farina con cui è stata creata. Dio mio, c'è anche chi cambia, si può fare, eh. Allora, giro con il cucchiaio così. Non serve la planetaria, non serve proprio perché ci vuole un attimo, nemmeno a star lì a sporcarla. Però volendo si può fare, eh. Io l'ho sempre fatto così, con le mie mani e senza guanti. Allora, impasto un pochino così. Anche qui una volta un mio iscritto mi ha fatto i conti che alla fine il peso non risultava bene, ma anche qui c'è dispersione perché si può attaccare la pasta madre alle mani, alla ciotola, ma non è importante. L'importante sono le proporzioni, le dosi. Quindi impasto in questo modo, vedete l'eccesso che sta sotto. Se vedo, quando vedo l'impasto che va bene, quello lo posso anche togliere. Non necessariamente dovete mettere tutto, cioè non siamo così precisine, diciamo. Basta guardare l'impasto, eccolo qua, così va bene. Quindi lo giro un pochino, faccio una sorta di pieghe così.
Anche qui non è che deve venire proprio bello, liscio, come quando fate il pane, insomma. Un pochino, non molto, insomma, lo possiamo lasciare anche un pochino così grezzo, perché tanto i lieviti con i batteri lavorano comunque. Anche se date una mischiata e lo lasciate, quelli poi comunque lavorano. Ok? Allora, e fino qui ci siamo. Adesso che faccio? Ho preparato i due recipienti, vedete, questo è quello che va in frigo e questo dove terrò la parte che mi servirà per panificare o fare dolci o altro. Quindi avete visto, io non è che sono andata a togliere dalla pasta madre in frigo e rinfrescare. All'inizio lo facevo, ma è un errore, conviene rinfrescare tutta la pasta madre e poi divido. Adesso occhio, mi serviranno 100 grammi, 110 all'incirca per fare il pane. Un attimo, ho preso un coltello più adatto e vediamo. Questo è il pezzettino che mi serve. Vedete, già si vedono i buchini, stanno lavorando i lieviti. Lo peso, sono 116, lo lascio così. Questo peso rimarrà così già da. Non aumenta di peso, anche raddoppiando, il peso è sempre quello, chiaro? Quindi, se tu l'hai, questo è rivolto a una mia scritta che mi ha chiesto questa cosa, se tu l'hai pesato e pesava di più, evidentemente non hai tolto la tara. Il peso del lievito madre, anche raddoppiato, è lo stesso peso, non cambia assolutamente, perché si gonfia. Si creano le bollicine, i vuoti di gas, cresce, aumenta, ma il peso se è a 116, 116 sarà anche fra 4, 5 ore, 6 ore. Ok, adesso mettiamo un attimo da parte, poi ricopriamo. Questo è il pezzo che io dovrò rimettere in frigo. Vedete, guardate, avete visto i buchini già, gli alveoli. Faccio la stessa cosa, faccio la classica croce, eccolo qua, lo stringo un pochino perché il mio barattolo non c'entra proprio bene, lo metto dentro, questo è quello che andrà in frigo, ma non lo metto subito, lo tengo un'oretta fuori, mezz'ora, giusto per farlo partire e poi lo appoggio in frigo dove può stare anche 5-6 giorni. Ma io panifico spesso, quindi lo prendo dopo 2 o 3 giorni e rifaccio la stessa cosa che ho fatto adesso per togliere il pezzo per panificare. Credo di essere stata molto chiara adesso. Sopra ci va la pellicola, non il tappo, e va forata così qualche buchino con lo stuzzichino. Ecco qua, questo va in frigo, però lo tengo un attimino fuori e poi lo metto in frigo. E questo va a temperatura ambiente, assolutamente a temperatura ambiente. Perché se lo mettete in frigo, a parte che rallenta, vedete, ecco, questo è stato 4-5 ore fuori, vedete, è già cresciuto. L'ho fatto per farvelo vedere. È pronto per panificare, è attivo. Se voi lo mettete in frigo, poi lo ritirate fuori, diventa esubero. E questa è la parte che ho messo in frigo, ho fotografato il giorno dopo, vedete, sta crescendo, crescerà ancora.